Ciao a tutti, sono il Rinoceronte d'Orgoglio Nerd e oggi, prima di cominciare la nostra rubrica, ma avrete intuito di cosa parla dal titolo, cominciamo con il calendario dell'avvento dei Lego Guerre Stellari. Ah, mi avete chiesto di parlare dell'Elsa della Spada, del trailer di Guerre Stellari 7. Ne abbiamo già parlato approfonditamente in un nostro articolo su Orgoglio Nerd. Se volete leggere cosa ne pensiamo, trovate tutto sotto il video, il link diretto. Ma andiamo ad aprire il primo tassello del nostro viaggio. Allora, dov'è l'1? 4, 18, 3, 2, 1. Allora, vediamo, c'è un Dark Trooper con un fucilazzo sopra, vediamo se è vero che... Ah no, aspetta, no. Come si apre? Allora, userò un coltellino. Ok. Che ansia! Ok. Oh mamma, che cos'è adesso? Capisco come costruirlo. Cos'è? Ma ci sarà tutto da costruire alla fine, no? Non credo. Ah no, ok, ci sono. Ok, è un mini carro armato dei droidi, sembrerebbe. Sembrerebbe un mini carro armato dei droidi della serie, della nuova trilogia. Ah no, 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 è un. No, è un carro armato, sì, ok, va bene, dopo lo costruirò. Ma la sorpresa è un'altra, sempre arrivata dalla Lego. È arrivato stamattina, stamattina, un paio di giorni fa, questo che non ho ancora aperto. Questo pacco dalla Lego. Sì, è un pochino ingombrante, però va bene. Cioè, chi si lamenta, insomma. Vediamo cosa contiene, senza uccidermi. C'è un sacco di. Oh, già questa vale l'invio. È gigantesco. Aspetta, è Natale. Via la scatola. Wow, è la nuova serie Ultra Agent. Ma è gigantesco. È un camion gigante. C'è un esoscheletro, gli esoscheletri, adoro gli esoscheletri, da trauma di pick-up, li adoro. Ma ok, devo assolutamente fare un video. Ma si apre, si muove, sì. Ok, calmiamoci, sono un pochino contento. Comunque, questo corno passa così tra sorprese Lego. Vi do l'appuntamento domani, intanto io vado a giocare e a costruire il carro armato. Ah, abbiamo cominciato anche un calendario dell'avvento direttamente sulla nostra pagina social su Facebook. E ogni giorno posteremo una copertina diversa con un personaggio diverso. La copertina di oggi mi sembra che sia l'Idralisca di StarCraft. Boh, godetevi, godetevi le nostre immagini, mandateci dei consigli per i prossimi personaggi dei prossimi giorni in copertina e intanto io vado a giocare. Ciao a tutti e a domani con un corno.